Sarà vero, sarà falso, sarà vero. Perché noi siamo amici da un sacco di tempo e l'ultima volta che eravamo sul palco assieme c'avevano le mascherine, non so, è passato un sacco di tempo, quindi volevamo accoglierlo. Avevano anche dei lati positivi le mascherine. Tipo non ti lavavi i denti, che tanto ti puzzava l'alito, non se ne accorgeva nessuno. Infatti ci tenevo a dirti, Luca, che non ce n'è più la mascherina. Sto rivalutando pure il distanziamento sociale. Penso di aver capito cosa significa, che ti lasciamo solo sul palco. Pigliamo quei 20 metri di distanziamento. Roberto Lippari. Grazie. No. Però veramente, siccome mi ha insegnato De André che dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori, penso che da questi 3 anni di letame qualcosa di buono ce lo stiamo portando. Cioè, per esempio, le videochiamate. Prima non le facevamo mai, ora siamo diventati bravissimi. Anche perché i primi tempi le videochiamate... Non è che i primi 10 minuti di videochiamata tu non guardavi l'altro, guardavi te stesso. Se avevi i capelli a posto, i denti sporchi, non stava fottendo niente, quello poteva parlare. Mia madre addirittura guardava le case dietro. Che brutto ci sta armadio. Oppure non sopportava che nelle case dietro ci fosse qualcosa che avevamo anche noi a casa nostra. Cioè, guarda, il divano come il nostro. Guarda, il salotto come il nostro. Cioè, guarda, le lampade. Faccio, mamma, gira la fotocamera, è casa nostra. Cioè, siamo tutti il giorno lì. Che poi questo ci ha portato allo smart working. Lo smart working è una cosa che ci portiamo, che tra l'altro non sopporto questo fatto di chiamarlo smart working, che si può benissimo chiamare lavoro da casa, anche perché l'abbiamo inventato noi. Cioè, mio zio è una vita che fa lavoro da casa, che lui lavora al comune, rimane a casa e il collega passa il beige. L'abbiamo sempre fatto, auto zio che a casa, tra l'altro. Solo che tendenzialmente si usano le parole straniere per farci digerire delle cose che non sono proprio belle. Quindi, che ne so, non c'è più la crisi, ma c'è il welfare. Non aumentano le tasse, c'è la spending review. Una cosa non è vecchia, è vintage. Uno che ha superato i 30 anni non è che non è più giovane, è millennials. Infatti l'altro giorno parlavo con mio cugino e mi ha detto, sai, io sono millennials, in welfare da una vita, con sta spending review, meno male che c'è il nonno che è vintage e campa a tutti. Minchia. Suonava benissimo a sentirla così, era un'altra cosa. No, infatti, papà abbiamo imparato un sacco di cose, onestamente. Abbiamo imparato anche a gestire meglio, durante la pandemia, abbiamo imparato a gestire meglio la saliva. Perché la saliva era una di quelle cose che usavamo in maniera smodata. Cioè, ti macchi un vestito? Ci metti la saliva. Ti punge una zanzara? Ci metti. Ti si irriga la moto? Ci passa la saliva. L'alito per tutto. L'alito era la stessa cosa, caricava le penne. Faceva volare gli aerei di carta. Cadeva una cosa a terra, ci alitava entro 5 secondi, la disinfettavi. Ma che cazzo mangia? Ma mucchina? La mucchina, per esempio, se ci pensiamo alla mucchina, abbiamo imparato una cosa fondamentale con la mucchina, che le cose gratis agli italiani non le devi dare. Perché se colonia della mucchina davanti a un negozio, tu facevi così, ti riempiamo. Un metro dopo, altro negozio, altra colonnina. Ma vaffanculo. La offrì pure agli amici, vieni. Ho visto gente scendere coi bidoncini, se la carica. Mia madre è diventata un sommelier, faceva, quella del panificio è meglio. Boh, non so quale logica c'è dietro. Abbiamo imparato a starnutire. Perché io vengo da una famiglia in cui mio papà, non so per quale principio, quando starnutisce offende qualcuno. Cioè lui dice, ma vaffanculo, non so chi se la... Ma va scassa, cioè, non so chi è il cattivo di questa cosa. E col Covid, che era quello, sono tia, faceva cornuto, che era il suo modo di... E abbiamo scoperto anche che non si sanutisce così, che è sbagliato, ma si sanutisce qui. Questa parte del corpo, che prima di sti 3 anni non serviva a niente. Ora tutto, ci mettiamo la mascherina, tutte cose che manco... Come si chiama? Non si sa. Gomito non può essere, perché sennò questa è nuca, questo è culo. No, non si chiama gomito. Questa qua si chiama cava cubitale. Che ho capito perché mia madre da piccola non me l'ha mai detto di sanutire nella cava cubitale. Perché il tempo che me lo diceva già me l'ho sporcato tutto. Quindi sanutisci nella mano e ti sbrighi. L'unico che vanificava tutto era mio papà. Perché lui sanutiva nella cava cubitale e poi faceva cornuto e ci finiva nella mano. E buttava all'aria tutto. E
Poi l'altra cosa che abbiamo imparato è che non bisogna utilizzare i termini delle favole nella vita. Perché noi abbiamo utilizzato tutti i termini delle favole. Andrà tutto bene, ne usciremo migliori. E poi non è che è proprio andata così. Infatti, proprio le favole erano quella cosa che non riuscivo a raccontare durante il periodo della pandemia. Perché ho due nipotine piccole, loro raccontare le favole, ma era impossibile. Perché quel mondo cozzava con quello che stavo vivendo. Quindi Cenerentola, per esempio, non poteva andare alla festa. Ma non perché le sorellastre non volevano che... No, perché c'era assembramento. A mezzanotte dovevo tornare a casa, ma non per la zucca, perché c'era il coprifuoco. Pollicino si perdeva, perché gli finivano le molliche di pane perché non c'era più il lievito di birra e non poteva... I nani non potevano lavorare in smart working perché facevano, picconavano il muro, niente. Il principe non voleva baciare la principessa, dice no, perché se non c'era la mascherina. Cappuccetto Rosso andava in giro con l'autocertificazione nel bosco. Il lupo pure, perché c'era comprovata necessità, cercava cibo. Quando il cacciatore ha visto il lupo, non gli ha sparato, ma gli ha messo il guinzaglio, così aveva una scusa per uscire. E poteva andare in giro. E quando Cappuccetto Rosso ha visto la nonna, gli ha detto, nonna, mi, che orecchie grandi che hai. La nonna, lo so, sono ste cazzo di mascherine. Ecco, diciamo che c'è però una frase, una soltanto, che prenderei dalle favole, perché ogni volta che io sento di nuovo c'è un focolaio, a One è ripartita una cosa, io non c'ho, ho proprio la fobia di quel periodo lì. E quindi vorrei utilizzare una frase soltanto, una sola delle favole, come risposta a quando mi chiederanno di questo periodo. Io non vedo l'ora che arrivi quel giorno in cui uno mi dice ma il coronavirus? E io vorrei tanto rispondere, c'era una volta. Ma no, con piacere, con piacere. E basta. E va, è finita. È finita. Voi... è come dobbiamo un modo per uscire in maniera più figa. Ah, certo. Vai. L'angolo... Grazie!